Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono laude, la gloria, l'onore e donne benedizione. È ripreso come fossero degli intervalli e sono affidati in una veste di spettacolo completa al coro. Nell'originale addirittura era un coro cantato. Il Cantico delle Creature fu composto da Francesco d'Assisi intorno al 1224. Scritto in volgare umbro, rappresenta uno dei più antichi testi poetici della letteratura italiana. Una rielaborazione del cantico con innesti originali sulla vita di Francesco è stata realizzata dall'attore Ugo De Vita assieme al musicista Giovanni Rosina. Una copia del lavoro è stata donata questa mattina al comune di Napoli, rappresentato dall'assessore Mario Calabrese. Laudato sia il Signore, persona nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti.